lo prende, però i giornalisti che insomma il megafono non è lo strumento migliore, però riassumiamo cosa abbiamo ribadito come obiettivo della nostra mobilitazione, che ci porterà inevitabilmente allo sciopero del 27. Noi, rispetto anche alla domanda che ci è stata fatta, fate come sindacato delle proposte alternative. In questo momento la posizione che noi abbiamo ribadito è quella che la situazione di difficoltà finanziaria non devono pagarla i lavoratori. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Allora, siccome sappiamo che anche dal punto di vista delle relazioni il commissario sta tirando dritto, ha fatto dei provvedimenti anche in queste ultime ore, tra l'altro in maniera anche vergognosa, diversamente da come ci era stato anche comunicato, peggiorando i tagli, la nostra posizione è che questi provvedimenti dovranno essere ritirati e lo faremo con tutti gli strumenti. Però in questo momento volevo dire ai giornalisti e a tutti che lo strumento che abbiamo a disposizione è la mobilitazione, è la lotta. Perché in questo momento, se vogliamo raggiungere degli obiettivi, dobbiamo mobilitarci contro questa criminalizzazione che è in atto ormai da diversi giorni contro il lavoro pubblico. Mi permetto di ricordare anche altri esempi, visto che sono stati citati anche altri casi. Nel comune di Roma, che ha dovuto rientrare da quasi 400 milioni, sono riusciti con la mobilitazione, con lo sciopero, con le manifestazioni a non far toccare il fondo per la contrattazione integrativa. Questo è anche il nostro obiettivo in questo momento, che i tagli vadano a farli sugli sprechi, sulle inefficienze, sulla corruzione e quant'altro, non sui lavoratori. Quindi questo è l'obiettivo. Noi, tra l'altro, abbiamo l'attenzione non solo sui salari, ma anche sull'occupazione. La questione dei precari ci sta a cuore. Riteniamo che le stabilizzazioni e i concorsi che non hanno anche costi eccessivi, perché sono per gran parte lavoratori già pagati, e quindi chiederemo anche l'espletamento dei concorsi come era già stato programmato. Ricordo inoltre, piccolo particolare, che dobbiamo avere la sensibilità tutti di avere un confronto anche sul contorno, lo chiamo così, sul sistema. Ci risulta che in questo momento stiano deliberando sull'assistenza domiciliare e stanno deliberando con dei segnali preoccupanti, cioè anche sul versante dell'occupazione dei lavoratori della cooperativa che dovrebbero entrare nella fondazione, eccetera, eccetera. Allora, quello che non possono fare è mentire, dire che non colpiscono i servizi, che non colpiscono l'occupazione e che non colpiscono il salario. Mentono sapendo di mentire. Ecco, questa è la nostra denuncia, che continueremo fino al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi sappiate bene che è l'inizio di una lotta dura, lunga, che cercheremo di fare facendo pagare il meno possibile ai lavoratori, ma con l'obiettivo di raggiungere il risultato. Giù le mani, dai salari, giù le mani.
un'assemblea cittadina, come ci hanno chiesto alcuni dei nostri colleghi. Ripeti le date per piacere. 18 e 25. Allora, a parte condividere le richieste di dimissioni, non ti ascoltano, però dobbiamo arrivare a farci sentire anche su quel versante, perché oggi per esempio i nostri dirigenti ci hanno anticipato una proposta di delibera che è l'ennesimo taglio vergognoso ai servizi, con praticamente la cancellazione di tutti i progetti speciali e le remunerazioni corrispondenti, a cui si aggiunge ovviamente da novembre la cessazione e l'erogazione della produttività mensilizzata. Quindi a novembre, dopo novembre non avremo più la mensilizzata, se questo stato di cose va avanti. Da subito, il 18 agosto, avremo il blocco dei servizi, dei progetti speciali, e quindi un'altra volta. Ecco, tutto questo è avvenuto perché dicono che il 6 agosto i revisori dei conti si sono riuniti e hanno deciso che non c'è compatibilità economica con il contratto decentrato. Per richiesta ovviamente, presumo, del commissario e del direttore generale. Allora, a parte la scorrettezza di informazione, perché la distribuzione del fondo non ha alcun bisogno di dell'avallo di revisione dei conti, perché non ha incidenza sulla spesa, è una semplice distribuzione di un quantum economico che viene stabilito dall'amministrazione a inizio anno, in fase di bilancio preventivo, comunque viene tenuto in considerazione. Questa cosa è stata fatta dai dirigenti. Allora, se così è, siccome il contratto decentrato invece ha avuto l'avallo dei revisori dei conti in fase di approvazione, e quindi è a tutti gli effetti un contratto che vale fino a tutto il 2015, se qualcuno ha sbagliato a fare i conti, deve mettere insomma i soldini a disposizione, comincia a toglierli dalle proprie tasche. Se l'errore così macroscopico si è realizzato, le dimissioni di tutti i dirigenti coinvolti nell'operazione. Cominciamo con risparmiare risorse per cercare di sanare il disavanzo. Questa cosa qui ovviamente non è fatta per prende a bersaglio qualcuno, ma è per cominciare a discutere delle responsabilità che sono in capo all'amministrazione e che non devono essere, come hanno detto i miei colleghi in conferenza stampa e in ogni occasione, riversate sulle spalle dei lavoratori. Venendo comunque ai momenti di ritrovo e di protesta, è chiaro che è necessaria la partecipazione a tutti i momenti. Anche chi non c'è deve essere fatto venire, convincendo che questo è un momento estremamente importante. Ovviamente le manifestazioni, lo sciopero non è che rimaniamo a casa.
lo sciopero deve essere accompagnato da una manifestazione che noi speriamo sia una manifestazione imponente, che deve essere ripresa dalle televisioni, deve essere portata a conoscenza anche nella stampa internazionale, visto che c'è la mostra del cinema in atto. Per quanto riguarda la regata storica, vanno bene le assemblee della Polizia Municipale e del Servizio Regate. Quei lavoratori avranno il momento dell'assemblea per staccarsi, a meno che non ci siano poi, vediamo, quali contromisure adotterà l'amministrazione prefettura, però saranno riuniti in assemblea, ma dovrà esserci anche il personale che in quell'occasione è a casa a partecipare all'assemblea, perché dovrà trasformare l'assemblea in un momento di partecipazione dei lavoratori tutti, ma soprattutto a cominciare a parlare con la città e con i cittadini, perché noi lavoratori rivendichiamo di essere anche cittadini, non siamo lavoratori e basta, portiamo anche noi figli a scuola, abbiamo anche noi i nostri parenti, abbiamo bisogno di assistenza, i nostri vecchi, i nostri figli, e anche noi vogliamo vivere la nostra. Se qualcuno ha sbagliato, diciamo tra virgolette amministrato male, per non dire cose peggiori, visto che siamo in luogo pubblico, non vorrei mai in qualche maniera attirare attenzioni non dovute, noi diciamo che chi ha sbagliato facendosi dare dei soldi che non doveva farsi dare, mettendo i soldi al bilancio da una parte piuttosto che dall'altra, sperperando o sovradimensionando i servizi in qualsiasi maniera, distogliendo risorse pubbliche dal corretto utilizzo, mettendo così in pericolo il contratto dei lavoratori, vada sanzionato, vada punito, vada attaccato. In questa riunione il megafono è a disposizione, se volete potete partecipare alla cosa. A Roma il comitatore, presieduto dal Presidente del Consiglio, ha approvato il capo del